Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Paranoiac. Stavo per dire Necrapsaria, non so perché in ogni caso è Paranoiac. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine del gioco, ve lo spoilero. E comunque sia, ancora non siamo riusciti a risolvere il problema del fatto che non riusciamo a registrare lo schermo intero. Inoltre voi, se spero di no, ma potete sentire probabilmente quello lì che per gli youtuber sono le voci del demonio, cioè i cani che abbaiano. Il punto brutto è che non sono neanche i miei cani, quindi non posso neanche andare là a dirgli due parole, zitte bestie! E basta, perché probabilmente sono di qualche turista dei vicini, non so, comunque se non sono i miei. Ok, quindi io mi ricordo noi dove eravamo. Sì, mi ricordo, ok. Ok, qui di sicuro. Se vi ricordate, ragazzi, ci siamo risvegliati, probabilmente, Shinji Miura ci ha riportato a casa nostra. Quindi noi ora andiamo giù, ma penso che il mostro ci interceterà, cioè, troppo facile. Porca troia, merda, ho preso paura. Sono al buio, ragazzi, di sera. Porta chiusa, da solo in casa, così grido. Allora, ragazzi, premetto, c'ho le cuffie che mi danno un fastidio, che veramente. È come avere un babuino che ti tira addosso delle biglie, cioè, stesso livello di fastidio, non so proprio come mettermi. Così, cane. Va, vaffanculo, stavo scomodo. Ok, no, vattene via. Vattene via. Indovinate un po'? Si corre, ragazzi. No, 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 sbagliato tutto, sbagliato tutto. Porkinski, porkonski, merdonski. Pensavo di essere in cucina. Vaffanculo. Pensavo che fosse la cucina. Allora, sono stato un po' occupato, sono un po' stufetto. Ho anche sempre registrato oggi Necrapsaria, quindi. Non ne posso più di giochi con atmosfere buie. Boat. Ok, quindi. Non è successo niente, ragazzi, tranquilli. Voi non avete visto niente. Il gameplay inizia ora. Ciao a tutti. Sì. Sì, vattene via, vattene via, vattene via. Ok. Provo subito a nascondermi in bagno. Ok. Penso che ci si camerà. Mi sto grattando il naso, quindi sono vulnerabile. È impossibile averlo azzeccato con la colpa. Infatti. E ci ha ucciso anche, perché è bastardo lui. Ci ha ucciso, quindi. Io ragazzi, i posti, da quel che ho capito, penso che. Come dire. Non è come pensavo io che sono i posti cambiano ogni volta che prendiamo un nascondiglio, ma cambiano ogni volta che iniziano il inseguimento. Cioè, se noi torniamo in quell'armadio là, immagino che noi dovremmo morire. Ma sapete che faccio ora? Salvo qua. Ok, diario. Così almeno non bisogna risordirsi tutto da capo. Ok. 207 qua. Ok, 208. Porkinski, porkonski. Ok, qua su. Ai 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 ai. Intanto sto guardando la RAM. RAM al 39%, CPU al 45%. Ok, ci ha sgamato di nuovo qui dentro. Ok. Ah, che culo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vai così, che. Guardate ragazzi, a parte una volta che proprio. Ho trovato ragazzi il posto in cui nascondermi, l'ho trovato dopo. Tipo un'ora, li ho controllati tutti, è stato l'ultimo. Qui invece, adesso, le altre volte però ci sono riuscito quasi al primo colpo. E tra l'altro, un'ultima cosa che volevo dirvi è che. No, niente, 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 niente. Ok, basta. Basta. Non farò nient'altro. Non è colpa mia. Non ho fatto niente, non è colpa mia. Stiamo vaneggiando, ragazzi, non ho capito. Per favore, vattene via. Solo lasciami stare. Lasciami da sola. È stato un incubo, immagino. Mattina di nuovo. Immagino di essermi addormentata lì ancora. Ci troverò meglio bene negli armadi. Secondino. Ok, registrazione che va, meraviglia, a posto. Perché il signor Miura mi avrebbe dovuto riportare indietro? Lui non mi ha nemmeno detto niente. Cioè, io dubito che ti abbia portato in braccio da una parte all'altra da casa. Oh, questa chiave.
sono dimenticata, devo. L'ho trovata nel pozzo, ah, anch'io. Forse la porta. Forse la porta nelle scale, cos'è? Cos'è la scale, se non vado. Un attimo che voglio prima di tutto vedere se si può uscire. No reason to go out. Ok. Quindi, questa qui immagino. Ok. La porta finale, ragazzi. Ah, qui c'è una parte buia. Ah, vaffanculo, prendo lo spazio, ok. È così buio, non riesco a vedere niente. È troppo pericoloso. C'era una torcia, quella qualche parte. Ah, indovinate un po'? Andiamo in giro finché non troviamo una torcia, ragazzi, adesso. Io forse mi ricordo dov'era, però, ragazzi, perché dagli gameplay che ho visto anni fa. Oh! Mister L, memoria sublime, ragazzi. Una torcia. Ora io posso guardarmi attorno. Posso guardare intorno a quella stanza lì nel sotterraneo. Ok. Porca troia. Un peluche marrone di cane. Ok, ha avuto problemi a tradurlo, non so perché. Un peluche giallo di cane. Giallo, questa volta, sempre di cane. Dalla faccia sembra un bulldog. A me piacevano tanto da piccolo i peluche, ragazzi. Un coniglio con un design molto strano. Un gatto fatto di lana. Ecco, ricominciano gli animali maledetti ad abbaiare. L'ho visto una volta in un negozio. Una bambola fatta di, non so che sia. È bello toccarla. Una grande pecora. A Haniva. Quel mostriciattolo, questo mostriciattolo qua. Una Haniva. Cazzo è. Ok, siamo perdere. Se sapete cos'è una Haniva, mettetelo nei commenti. Non so se farò una ricerca. Un peluche di pezza. Un piccolo orso peluche. Un grande orso peluche. Sicuramente questo qui. Vabbè, è fatto bene, diciamo, è fatto bene. Una bellissima bambola. È difficile dire che sia fatta a mano perché fa schifo, perché vaffanculo. Ok, diverse robe. E qui che c'è un gatto nero sempre di pezza e un cane. Ok, immagino che noi ora dovremmo uscire. Do un'ultima occhiata qua attorno ai bordi se magari ho skippato qualcosa. Ok, quindi ah, tipo i orsacchiotti messi tutti quanti in fila. Ne conto 5 io. E le cuffie mi sono cadute. Ok, bene. Oh, non l'avevo visto. C'è qualcosa, c'è scritto qualcosa nel muro. È difficile vedere nell'oscurità. 2, 4, 3, 6. È una specie di codice. So già dove andare. Qua non me lo ricordavo, ragazzi. Pensavo di dover uscire. Mi ero del tutto dimenticato della cassaforte. Della cassaforte, del computer, ragazzi. Che era esattamente qua. Ma che cazzo, a sinistra, scusate. Vaffanculo. Allora. Bene, ok. Porca troia, qual era il codice? No, non mi dire che non. No! Io ho 2, 4, 3, 6 in testa, mi sono già dimenticato. 2, 4. Porca troia, 2, 4, 3, 6. Ah, me lo sono ricordato nel mio. Ho dovuto andare a prendere le informazioni da subconscio, ragazzi, perché altrimenti non so neanche. Proprio. Gli aspetti più a caso che altro. C'è soltanto un file, diario. Robe pesanti. Ah, ma che figata. Ho visitato il ginecologo oggi. Il dottore mi ha sorriso, felicemente. Ha detto. Che un trattamento di infertilizzazione, che bisogna fare un trattamento di infertilizzazione. Apparentemente sono incinta di 2 mesi. Vabbè, siamo incinta, punto e stop. Se ha sorriso significa che non stavamo abortendo ed eravamo a posto. Ero così felice. Ho chiamato su Absent Mind Absent Anestesia, portami via. Ha chiamato, deve aver chiamato subito suo marito durante il lavoro.
Grazie a Dio lui, cioè, fortunatamente lui ne era felice, immagino che sì. Avrei presto contatterò mia sorella. Sono andato da mia sorella e le ho detto le novità. Come aspettato, lei è sembrata un po' non era felice. Lei mi ha accusato di avere bambini solo perché il mio ricco marito non sarebbe scappato via. Ok, abbiamo la madre puttana, ragazzi. Non sono sicuro quando mia sorella ha cominciato a disprezzarmi. Deve essere stata la morte dei genitori. Ah, quindi. Ah, vabbè, traumatico. Ok, c'è sempre il trauma, cioè, quindi. Ok. E a pensare sono molto più grata a mia sorella per avermi cresciuto che a chiunque altro. Vero. Ho lasciato la casa di mia sorella essendo. Ah, e mi ha, come dire, accompagnata fuori cioè, praticamente è stata buttata fuori quasi. Ma la piccola Miki. Oh mio Dio, l'orologio mi sta facendo impazzire. Una volta, ratio, qua. Mi stavo guardando Walkthrough sul computer. Mentre. Sì, ragazzi, perché l'ho già detto, che io, intanto me lo guardavo, ma senza spoilerare troppo, solo dove mi perdevo. Ed era bruttissimo perché c'era il suono che sentiva le cuffie di questo orologio, più quello del video che stava facendo il walkthrough. Quindi c'avevo doppio ticchettio, ragazzi, veramente. Stavo per impazzire. Quindi. Ma la piccola Miki è venuta da me e mi ha detto congratulazioni. Ok, quindi noi abbiamo avuto nonni morti subito, madre stronza, però tuttavia siamo sempre buoni e felici. Ho fatto un sacco di animali di stoffa dopo. Ho anche fatto un sacco di vestiti per il bambino. Ecco, ciò spiega molte cose. Ecco perché è pieno di peluche, ma lì forse ci eravate già arrivati da soli. Voglio incontrarlo presto. Se il bambino è un ragazzo, forse non potrebbe volere gli animali di peluche. Io vivevo di animali di peluche quando ero bambino. Altrimenti avrei potuto darli ai vicini dell'isolato, ai bambini dell'isolato qua vicino. Non ho sentito più niente per un po', il bambino non si stava più muovendo, non ho nemmeno più sentito piangere, non ho nemmeno sentito il suo primo pianto. Era un ragazzo che assomigliava molto a suo padre, c'è stato un funerale e una cremazione, poretto è abortito. Ah, ho paura di parlargli, sono terrificata di essere accusata di essere un'assassina. Mia sorella ha riso, Laughing, perché faccio casino tra cry, shout, loud, dovrebbe essere rida in ogni caso. Quando ho parlato al telefono, ok, è stra stronza, vorrei che morisse. Quindi, beh, in ogni caso bene, una ragazza senza vergogna opinistica come te. Ah, quindi sì, bene, allora, qua sta riproducendo quello che ha detto nostra madre. Una ragazza ottimistica e shameless, dovrebbe essere senza vergogna come te, non avrei potuto essere una madre puttana. Lei se n'è andata, come dire, no, non è venuta da me per stargli vicino. Ha detto, sto facendo casino. Lei voleva, Madonna mia, quanto cazzo mi sta prendendo stroca. Ah no, ok, no, non sta più parlando di nostra madre nel gioco, ma di suo marito, perché ora è lui. Lui se n'è andato. Lui non voleva più stare con me, ha detto. Lui voleva avere una famiglia felice, quindi lui se n'è andato. Tutto quello che mi è rimasto è la casa. Per amor di Dio, 300 metri di casa, insomma, anche di più. I vicini stanno mettendo in giro rumors, cioè. Quando sputtani la gente che sono un'assassina. Forse qui però, ragazzi, non penso che i vicini abbiano detto che lei è un'assassina, ma forse era lei che cominciava a essere un po' paranoica. Anche se. Cosa? Anche se i telegiornali in TV dicevano che lo sono, ok? È quasi impazzita. Ah, ok, sì. E mi sembra, lo dicono anche gli animali di peluche. Tutti quanti mi odiano. Ok, disturbantissimo. Sono spaventata. Tutti quanti attorno a me mi odiano. Tutti quanti mi vorrebbero uccidere.
Devo bloccare tutto quanto e nascondere le chiavi. Oppure non potrò sentirmi sicura. Ho parlato a mia sorella e lei mi ha chiamato pazza. Ah, ma guarda, qua ci siamo già passati. Una pazza che dovrebbe morire. Ok, vorrei che la madre di Miki nel gioco morisse di cancro dappertutto. E anche Miki. Ok, quindi anche Miki mi ha detto di morire. Immagino che dovrei morire. Ok, un attimo, anche Miki mi ha detto di morire. Quindi, penso che adesso lo dirà, ma penso che qui lei sia già abbastanza impazzita, perché non la vedo molto Miki a dire muori. Anche perché, vabbè, adesso vediamo. Forse dovrei morire, ok. Ok, quindi mi sono impiccata secondo. Ah no, ok. Mi sono lanciata dal secondo piano e mi sono rotta la gamba. Sono stata presa dalle persone in blu. Ai. Come si chiama? Ok, quindi lei ha cercato il suicidio, lanciandosi dal secondo piano e rompendosi la gamba. È stata presa dalle persone in blu, sarebbero tipo i tipi non dei manicomi, perché penso che adesso sono anche stati tolti. Cioè, adesso sì che sono tolti, ma nel gioco li sono stati tolti. Quindi gli operatori, gli infermieri, là, quei tipi lì. Sono stata confinata dalle persone in bianco. Ah no, ok, quindi è stata presa dai medici ed è stata portata in una specie di manicomio oppure di posto dove la ricoverano. Oggi finalmente sono libera di. Sono libera di lasciare l'edificio bianco. Ora questa qui è la mia unica possibilità. Mi sento. Se sono troppo lenta, sarò catturata di nuovo. Ho solo bisogno di trovare la corda nel magazzino. Ok, quindi Miki traumatizzata. Ah, sì, zietta. Io non avevo mai voluto che tu morissi. Nessuno aveva mai detto questo, a parte sua madre, gli altri no. Zietta, ok. Immagino che stia piangendo. Ah, devo muovermi? Ok. No, volevo solo vedere. Sì, skip. Ok, quindi suonerà il campanello ora. Oh! Come ragazzi, se traumatizzare momenti come questo. Ok, ragazzi, mi sta prendendo che è una meraviglia questo gioco, proprio. Madonna cara, quanto mi sta prendendo. Signor Miura. Ciao, signoretta Kanamura, come sta? Non è successo niente, immagino. Ok. Faccia della morte. Tu non mi credi, eh? Scusi. Non sono veramente sorpresa che tu non mi credessi, ma. Ah, poveretta lei, ma. Cioè, mi fa. Cioè, li hanno fatti bene anche i personaggi, ma. Still ancora. Lasciamo perdere che. A volte in inglese dicono tipo but still, ma non ha vero proprio significato. Sarebbe iniziare frasi tipo. Why would you. Perché. Mi hai riportato qui mentre dormivo. Sta gridando. Perché mi hai riportato qui mentre dormivo? Signorina Takamura, scusi. Ah, che cazzo. No, botter! In una delle traduzioni che ho fatto io, non mi ricordo quale, compariva la parola botter. L'avevo anche tradotta. Ah, oh, maledizione. Dimmi se io non sono. Stupida. Pazza, non lo so. Cioè, dimmi se non sono pazza, dimmelo e basta. Ma questo qui è troppo crudele. Ok, sto perdendo il filo del discorso. Ah, sì, anche lei sta diventando un po'. Dentro tu stai ridendo di me per aver detto robe strane perché sono depressa e tu pretendi di essere d'aiuto. Signorina Takamura si calmi. Oh, adesso però lui è stra in panico perché c'ha, è stra in ansia perché c'ha disagio, le doppie lettere. Bravo, fallo balbuziare. Per tutte le volte che ci ha mandato in panico a noi perché ci provava. Non ho idea di cosa. Cosa? Sei. Ah, che cazzo, are you still making fun? Ti stai ancora prendendo gioco di me? Si calmi per favore.
ieri notte non mi aveva detto, cioè, ieri notte sei stata tu a dirmi di ad lasciare la mia casa da sola. Cosa, scusa? Non ricordi? Ti sei svegliata nella notte e hai detto che stavi bene. Ok. Ok, si sta muovendo da solo, ok. Se io volessi prendere il controllo, no. Signorina Takamura? Signorina Takamura, qual è il problema? Cosa c'è? Ha bisogno di usare il bagno? Io sto bene ora. Avrò molto spazio? Ok, io tornerò a casa. Beh, così improvvisamente. Adesso è notte tarda, dovresti restare. Anche se è proprio di fronte alla casa. Lui ci vuole qua. Va tutto bene, dopo tutto è la mia casa. Ci ha impossessato il corpo della zia. Cioè, lo spirito della zia ci ha impossessati. Lui è. Ne sei sicura? Beh, se l'hai detto a te, allora. Se l'ha detto lei, starà bene. La CPU ha avuto uno spazio, va dal 40 al 70%, ragazzi, perché vedo qua le statistiche in alto a destra, grazie all'antivirus. Questo non può essere, io non ho fatto questo, io stavo dormendo tutta la notte scorsa. Cazzo, quando stai venendo fuori questo gameplay? La signora Takamura? C'è qualcosa che io vorrei dirle riguardo a questo mostro e a questi eventi. Che c'è? Io non penso che tu stia mentendo, signora Takamura. In ogni caso, se fossi stata davvero inseguita da un mostro, ci sarebbero state delle tracce. O come ad esempio i capelli. O non ho trovato niente del genere quando ho cercato attorno. Ho anche, come dire, controllato i muri. E non c'erano buchi. Ah, ho anche controllato i muri. E non c'erano buchi nel pozzo. Oppure quella caverna che tu avevi detto. E che cazzo? Tu sei sceso nella caverna per noi. Ma che cazzo? Ok, cosa? È vero, no, è vero, non sto mettendo. Quindi io stavo pensando. Potrebbe il mostro che tu hai visto e gli altri eventi che sono accaduti essere allucinazioni oppure delusioni. Delusioni, tipo allucinazioni provocate dal tuo subconscio. Perché insomma. Dovrebbe essere questo qui quello che intende lui per delusioni. Allucinazioni? Allucinazioni? Da dove proviene la tua depressione? Potrebbe essere una. Ah, infatti, ecco qui, bravissimo. Piccolo psicologo improvvisato. Potrebbe essere l'isteria di tua madre o forse lo stress del lavoro. Oppure. Che cazzo, grazie per i termini. Ah, oppure è colpa di quello che è successo alla signorina Saeki. Il trauma. Forse era trauma quello lì. La sua signorina Saeki è diventata mentalmente instabile dopo il trauma della perdita di suo marito. Sì, forse guilt è trauma, non sto. È di trauma, non sto qui a cercare. La musica, Madonna dietro, ragazzi. La signorina Saeki è diventata mentalmente instabile. Dopo aver perso i suoi bambini, quindi lei ha cominciato a sentire, a vedere cose. Forse voi. Oh, qui hai sbagliato tutto. Proprio se volevi provarci prima, adesso sapevi già che. Forse voi soffrite della stessa malattia? Come dire, e ciò è tutta colpa del fatto che noi non siamo riusciti a salvare la signorina Saeki, quindi tutta il trauma, la delusione. Ed è per questo che tu vedi strane cose. Il mio PC sta cominciando a surriscaldarsi da un gioco a pixel, pensate che cosa. Questo non può essere. Non erano allucinazioni. Io non posso pensare. Ma c'è qualche altra. C'è anche qualche altra spiegazione. Tra l'altro, interrompo un secondo.
io per registrare Necropsari avevo alzato un po' il volume, avrei voluto farlo di più anche. Quindi adesso proprio sta bene perché c'è la musica, quindi proprio nemmeno averlo fatto apposta. Cioè, ma deve esserci qualche altra spiegazione. Se tu, se le tue sono allucinazioni, hai bisogno di andare all'ospedale e qui hai sbagliato tutto. Anche se l'avrà detto con delicatezza. Non per disturbarti, ma farti paura, ma... Ah, non voglio che tu faccia la stessa fine della signorina, che la signorina 6 che ha fatto. Oh. Per favore vattene. Io solo me la caverò da sola. Signorina Takamura! Hai gridato. Per favore dimmelo. Cosa stai pensando veramente? Ecco qui allora ragazzi, io qui mi ricordo. Quindi è solo un'allucinazione, c'è veramente un mostro. Ragazzi, quindi voi ditemi voi cosa pensate. Mi fanno male le orecchie, le cuffie. Io in ogni caso, ragazzi, so già, ve lo dirò dopo, in ogni caso so già cosa fare. C'è veramente un mostro. Non posso, cioè, non può essere questa qui, c'è solo una mia fantasia. Non dire questo solo perché tu non l'hai vista da solo, cioè, c'è veramente un mostro. La signora Takamura... Dice solo questo, lui. Vattene e basta. Non voglio più vederti, tu o nessun altro. Solo vattene via. Scusami, se dovesse succedere qualcosa, io verrò correndo. Queste cose qui non sono allucinazioni. Loro esistono definitivamente. Telefoniren. Controlliren, telefoniren. Vaffanculo il bagno. 5 giorni che sono qua, non mi sono ancora abituata. Sì. Miki, stai bene? Riguardo a cos'era la scorsa chiamata? Cosa è successo? Miki, che c'è? Stai piangendo? Mamma, aiutami per favore. C'è un mostro in questa casa, sta provando a uccidermi. Tu sei l'unica a cui posso chiedere aiuto. Aiutami per favore, vieni qua a prendermi. Voglio tornare a casa. Mamma? Io lo sapevo. Sei tu che tu eri pazza, proprio come lei. Si riferisce a nostra zia, proprio come lei. Avere tutti questi traumi, tutte queste allucinazioni. Mamma, troia, ho sempre saputo che tu eri come lei, così debole e fantasiosa, penso non sia proprio giusto, tipo, con la mente un po', come dire, lei depressione, cioè lei paranoica, noi depressione, insomma, così con la mente, e ora hai finito di essere pazza, hai finito per essere pazza anche te, non chiamarmi più, va bene, non voglio più avere niente a che fare con i pazzi. Arrangiati da sola. Fai da sola come... Oh cazzo, aspetta. Potrebbe anche essere appenditi da sola proprio come aveva fatto lei. Perché io... Cosa avevo letto? Cazzo, vaffanculo. Vabbè, poteva essere un attimo. Arrangiati da sola proprio come appenditi da sola, cioè impiccati da sola. Lei non mi crederà, ma lei non mi... è vero, non sono pazza. Romano di Dio, situazione abbastanza pesantuccia da ragazzi. Giorno 5. La sognerò di notte questa casa. Una volta forse in notte avevo quasi sognato questo gioco qui, quasi, Non mi ricordo bene. Ho sentito il rumore, forse stanno venendo sui miei, immagino di no. Ok, io ho sentito qualcosa. Che sia il mostro? Dove è venuto? No reason to go out. Allora, qui mi ricordavo io, diciamo. Altrimenti avremmo dovuto cercare tutte le stanze, immagino. No, aspettate un attimo. Una roba che voglio vedere io. Forse non era qui, ma era qui, immagino. Cioè,
I ricordi mi dicono di andare giù, ma la logica mi dice di andare qua, perché qui è dove sei impiccata. Lo sapevo! Lo sapevo! Ah, ok, si muove da solo, bravo. Non so cosa dire. Cos'è questo? Lo sapevo io. È qui che si è impiccata lei. Non può essere, Porca. Devo correre. Devo nascondermi. Io qui. No, mi sono già fatto. Ah, non ho salvato. No, ero così sicuro di me. Pensavo fosse finita l'azione dopo quel giorno. Porca troia, ragazzi miei. Che cazzo di buono se non bestemmio. Guarda, dov'è Germano Mosconi? Ho bisogno di lui. Ah, dai, sono anche stanco. Mi tocca rigiocare tutto. Voglio finirlo oggi, ragazzi. Domani lo caricherò, ma entro oggi lo finirò. Non importa se andrò avanti entro mezzanotte. Quindi, farò un altro. Ricomincerò da capo off camera. Salverò e ricomincerò da qui. Ci si vede dopo. Ciao a tutti. Allora, ragazzi, quindi premetto. Quindi, sotto certi aspetti, questo gioco veramente mi sta facendo abbastanza incazzare. Però, tuttavia, veramente voglio far fare a questa ragazza il good ending, ragazzi. Proprio sta cominciando a immedesimarmi sempre di più, anche se siamo quasi alla fine. Peccato. Ok, 2.15 è l'ultimo salvataggio che ho fatto. Ok, quindi. Ciao, fa un caldo bestiale, c'ho le ventole del computer che veramente, ragazzi, almeno se si fonde questo potrebbe arrivarne uno nuovo. Così, cioè, magari più potente ancora, più potente. Allora, sì, qua abbiamo già visto tutto quanto, ragazzi, Dio mio. Mezz'ora di registrazione, più rivedere tutto quanto, più. Ma sonna, cara, ragazzi. Non sapete che roba sia. Con questo caldo, secondo gameplay, sono stufo, sono tutto. Devo correre. Ok, giù. Ok, io so, forse so dove bisogna andare, ragazzi. Qua, altrimenti ci si nascondeva finché non ci sgamava. Qui dentro. Ok. Lo sapevo, lo sapevo. Ok. Qua mi ricordavo, ragazzi, altrimenti sapevo. Vabbè che già. Cioè, adesso proprio l'ultima roba che mi ricordavo, altrimenti andavo a nascondermi finché non capitavo in questa stanza. È un vicolo cieco, non c'è nessuna, non c'è nessun posto dove potessi nascondere. Porca troia, mi ha fatto paura il rumore. No, sta indietro. Sta indietro. Cosa? Ha preso il peluche. Un orsetto. Ah, ma che carino! Ecco qua, sì, l'avevo già notato lì da solo. Ok. Questo sacchiotto di peluche. Ah, ok, quindi ci sono loro che parlano. Perché continui a dire perché continui a dire di me ogni cosa? Cioè, perché vedi di qui a parlarmi ogni volta? Ok, ragazzi, quindi chi è nostra madre? Io direi che è questa qui perché è più simile a noi con i capelli, mentre questa qua sei sicuro nostra zia. Non mi importa riguardo il tuo bambino. Ah, che carina! Guarda lì, sembra. Scusami sorella, è solo che. Solo che se non lo dico a te, chi altro avrebbe potuto dirlo? Il mio bambino sembra anche abbastanza in salute. Non so cosa sia. Ah, quindi sì, beh, abbiamo scoperto un po' tardi che era incinta, quindi era un sogno di sapere. Come sarebbe andata? Lasciamo perdere, ho tradotto la cazzo di cane. Allora, vaffanculo. Quindi a te piace rompere, non è vero? Boh, tipo parlare, rompere. About
riguardo il tuo matrimonio con un uomo ricco e vivere in una così grande armonia. Al tuo contrario, io sono una donna veramente molto occupata. Non venire qui a rompere con i tuoi discorsi no sense. Ah no, ok, quindi quella lì è la nostra zia, quell'altra è la nostra madre. Adesso siamo molto più buoni. Quindi siamo simili alla nostra via che alla nostra madre. Noi da piccoli che siamo uguali a... Proprio adesso, infatti direi è un voto abbastanza bambino, cioè... Prima hanno fatto un voto di età intermedia per poter applicare la sua faccia a ogni... Sia nella fascia adulta che nella fascia bambina. Zietta? Oh, cielo, Miki, è da tanto tempo che non ti vedo. Hai finito con la scuola oggi? Sì. Ehi. Il tuo bambino sarà una bambina? Non lo so ancora. Ma ho il sentimento che ora sa lo sarà. Quindi noi faremo. Quindi io farò un sacco di orsetti di peluche. Mentre se invece è un ragazzo, forse non gli importerà più niente, non gli importerà dei peluche. Ma io non la penso così, neanche io. E se tu gli fai zietta, io penso che gli piaceranno tutti quanti. Oh, che carina! La pensi così? Grazie. Lo sapevo. Farò anche uno saccotto di peluche per te, Miki. Ma tu sei high school, sei al liceo, sei a scuola superiore. Ah, siamo al liceo, ok, quindi non capisco. Quindi forse sei un po' vecchia per i peluche, ma per le ragazze al liceo va ancora bene. No, mi piace avergli zietta. Lo faresti sul serio? Certamente. Te ne farò uno carino. Look forward to it. Lo farò. Sto già cercando una forma bella per farlo. Ok, ma se mamma lo trova, penso che lei si potrebbe arrabbiare. Ah, sarà tutto a posto. Sono sicuro che accetterà un presente un regalo per la mia. Anzi, sono sicuro che lei accetterà un presente. E ancora, ragazzi. Porca vacca. Accetterà un regalo da parte per la sua nipotina, per la sua figliola. Grazie. Ah, che carina! Grazie, zietta. Cazzo quanto mi ha preso, cazzo quanto mi ha preso. Ok. È vero, questo saccato di peluche era per me, zietta. Per me, giusto? Io. I was looking. Io stavo cercando per questo. Lo stavo cercando. Ma. Ah, lei lo ha cercato, ma quindi poi non l'ha più trovato. Ok, quindi non ho capito un cazzo, ragazzi. Ma quando parla così è un po' difficile tradurre se non sai madrelingua. Zietta, mi dispiace. Quando tu stavi soffrendo molto, tu quando stavi soffrendo molto, io non ti ho aiutato. Ero spaventata da mia madre. Io ti ho lasciato morire, zietta. Madonna mia, ogni volta la indico quando fa ste facce. Che carina. Ma io ho sempre. Ho premuto una N al posto di la spazio, ok? Io ti ho sempre voluto bene, zietta. Chiama la zia. Io volevo incontrarlo, il tuo bambino. Una volta che tu avresti finito questo bear, questo orso a chiotto, lo avrei trattato bene. Sono anche diventata una scrittrice, perché tu amavi i libri, e me ne hai raccontati così tanti. Ah, infatti era pieno di libri per bambini, per adulti, un po' di tutto, infatti. Non piangere, zietta. È stata dura per te. Deve aver fatto male. Tu mi odi, non è vero? Sei arrabbiata perché io ti ho lasciato morire? Non so che significa. Io per te, zietta, farò tutto. Ti voglio bene. Aiuto, lo fa. Dovrebbe essere. Ok, ti voglio bene, ok. Zietta. Aiuto. Miura?
Questa allora non c'era mica ucciso, vero? Mi sembrava. Signorina Takamura. Ok, no, dovremmo essere ancora vivi se. Yes, siamo vivi! Il good ending, ragazzi! Il good ending, ho ricordato bene! Il good ending! Dopo vi racconto com'è il bad ending che l'avevo visto, ma. Good ending, ragazzi! Sono fiero di me stesso! Signor Miura. Ancora di nuovo entrata in casa nostra. Signor Takamura, oh grazie agli dèi e grazie al cielo, tu sei. You have came, tu sei venuta da. Ok, mi dispiace, ero così preoccupato. Tu non hai risposto al campanello ancora. Cioè, ogni volta che non. Se noi ci facciamo una spesa, ci troviamo sto tipo in casa qua. Ero preoccupato per te, non hai risposto. Quindi sono venuto qui. Un'ambulanza sarà qui presto. Sono così felice che tu. You came to, che tu sia venuta. In che senso sia venuta? Nel senso che lei sia guarita, che ce l'abbia fatta. Ti ho scioccato. Infatti, grazie per la delicatezza. Io ti ho spaventata, ma non volevo farlo. Non volevo. La signora Takamura, stai piangendo? Ok, quindi sta piangendo in modo felice stavolta. Ok, finalmente io. Ho ricordato. Avevo dimenticato così tanto, ma ora ho ricordato qualcuno di veramente molto importante. Io ero debole e non ho potuto fare niente. Quindi io non ho potuto aiutarla, ma le volevo bene. Io sono veramente molto felice. Quindi starò bene ora. Ah, poi tra l'altro non ci ha neanche ucciso. Forse ci ha solo fatto male, diciamo. O neanche forse. Io ho ricordato che anche se io ero amata, cos'è qua? Non ho tradotto. Ho ricordato di essere stata amata, non sono riuscito a tradurre qua. Da allora queste strane cose hanno smesso di avvenire in questa casa. Sono stata esaminata all'ospedale e loro hanno scoperto. Io avevo mostrato i segni della schizofrenia. Ancora non so se era la verità oppure soltanto un'allucinazione. Ma a me veramente non mi interessa di cosa sia stato. Ok, non penso di aver dimenticato niente. Signor Miura, ancora qui. Che c'è? Ho sentito che te ne stavi andando, quindi sono venuto a vederti qua, a vederti, a salutarti. Stai per tornare dai tuoi genitori? La situazione sembrava complicata. Sì, andrò spesso all'ospedale. E c'è una specie di dottore vicino a qui. Non so che significa. Voglio stare meglio con mia madre. La sua isteria sta peggiorando sempre di più. Lei ha bisogno di fare delle visite. Lo vedo. Cosa? Quindi non andiamo all'ospedale noi, ma andiamo all'ospedale forse per stare con la madre. Mi sembra aver capito questo qui, ragazzi. In ogni caso, sembra. Veramente è una sfortuna che tu te ne stia andando così presto. Non preoccuparti, una volta che mamma e io staremo meglio. Ah no, anche lei, cioè anche lei va a farsi un paio di visite. Ma va nello stesso ospedale di sua madre. Ah, adesso ho capito, un attimo vi spiego. C'era un dottore qui vicino, ma lei va nello stesso ospedale di sua madre perché vuole stare con lei. Bravissima. Ma anche se. Sì, ma non preoccuparti, una volta che mamma e io staremo meglio, tornerò qua sicuramente. Veramente? Sì. Infatti è la casa che la zietta ha lasciato a me. Amoro vivere qui. Mi piace molto vivere qui quando posso.
Oh, hanno cambiato la sprite del signor Miura, quello aveva sempre la stessa espressione, mi sembra. Adesso gli hanno cambiato, non è più sorridente. Ah, quindi quindi sono felice per te. Ti accompagnerò in stazione. Non ci sono molti taxi da questa parte. Grazie tante. Questo qui sarebbe fantastico. Tornerò presto, zietta. Ed ecco qui ragazzi chi ha fatto il gioco. Quindi, ah, cazzo quanto mi ha preso. Bene, good ending, sono soddisfatissimo. Ah, bene. Bene, ok, mi ha veramente preso molto questo gioco, ragazzi, anche se era a pixel. Quindi, good end, infatti. Quindi, ragazzi, la recensione penso che la porterò più avanti. Comunque sia, devo ammettere che, nonostante questo qua sia... sarebbe stato molto bello se magari loro al posto di... Che poi ragioniamo un attimo qui. Qua c'è un morto e qui invece questa forma qui sembra essere un cervello, perché era un problema mentale, tipo, vabbè. Comunque sia ragazzi, siamo... Cioè mi ha preso veramente molto questo gioco e è un free to play, quindi potete giocarci in qualsiasi momento. Forse vi lascio il link. In ogni caso basta che scriviate paranoie che ve lo trovate subito. È leggero, non pesa niente, cioè... Se lo legge il mio computer e mentre registra, di sicuro il vostro legge senza problemi. E sono veramente molto contento di aver fatto il good ending, anche se mi ricordavo un po' che era questo. Il bad ending, ragazzi, ve lo spiego, non lo porterò perché è veramente molto, anche brutto, però è veramente molto semplice, cioè non succede niente. Lei dice, quindi, se noi invece dicevamo che noi crede, cioè, se noi invece quando lui ci chiedeva cosa, quando il signor Mila ci chiedeva cosa ne pensavamo di questa faccenda, noi dicevamo che erano solo allucinazioni, quindi davamo ragione a lui, praticamente succedeva che ci ritrovavamo dopo di notte il mostro davanti. Tuttavia lei, la Takamura, non reagiva, non scappava più perché diceva che era solo un'allucinazione. E mentre il mostro stava fermo, forse nella stessa zona in cui c'era l'impiccagione, non ricordo in che zona, però non è importante, mentre lei stava ferma il mostro veniva avanti. E lei quindi non scappando è stata uccisa dal mostro. E questo qui era il bad ending, nulla di che. Ah, ok, quindi ragazzi, la serie è finita, sono veramente molto soddisfatto, quindi la recensione immagino che sarà veramente molto positiva, ho sudato molto in alcune parti del gioco, ma devo ammettere me lo sono goduto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo, ciao.